Vincenzo Costantino, il presidente dell'Associazione Culturale Oltre il Sipario, per presentare questa seconda rassegna di teatro popolare che si terrà nella chiesa antistante di San Lorenzo Marina. Nella piazza antistante la chiesa. La piazza antistante la chiesa, bravissimo. E niente, parlaci un po' di questa rassegna. Allora, questa rassegna si svolgerà dal 4 al 9 agosto, come ha detto Ivano, nella piazza antistante la chiesa di Santissima Trinità di Marina di San Lorenzo. Ci saranno 6 compagnie, partiremo con la Luna Gialla di Pellero del grande Angelo Latella, poi ci saranno i giovani della compagnia dell'Associazione Culturale Oltre il Sipario, poi il giorno 6 ci sarà una compagnia sempre di ragazzi giovani, i Follemente di Reggio Calabria. Il giorno 7 sarà la compagnia di Meneto, La Fucina, a intrattenerci. L'8 la compagnia teatrale Deliese e il 9 conclude la rassegna all'associazione di cui sono presidente, Oltre il Sipario. In questi 6 giorni avremo forse 2 o 3 appuntamenti, 2 sicuri, forse il terzo, e forse ancora non ha avuto la sicurezza, che diciamo aggiungeranno qualche cosa di culturale oltre a quello che fa il teatro, anche altro oltre il teatro, tipo ci sarà Francesco Iriti che ci presenterà il suo libro È un mondo difficile. Ho dovuto leggere perché non me lo ricordo il titolo, perché sicuramente ancora non l'ho letto. E poi c'è una associazione di 2 ragazze di Sartola Vecchia, di San Lorenzo Marina, che hanno ideato una specie di, non lo so, fanno vedere ai bambini certi esperimenti fisici, chimici, tipo un campus scientifico. I bambini, questa qui l'Eureka, sarà Eureka, si chiamerà Eureka, verrà, ci sarà la premiazione giorno 9, prima della nostra serata. Mentre il discorso che farà Francesco sul palco, penso che con Ivano, che intratterranno il pubblico, avverrà domenica 5, prima della commedia con i ragazzi di Zero in Condotta. Grazie Vincenzo. Prego, grazie a voi.